No, sicuramente, ripeto, molto contento di aver trovato tanti amici, guarda, questo è poco ma è sicuro. Poi in futuro vediamo, io sono tornato a casa, quindi penso, spero che ci sia anche la possibilità di finire la carriera con la Samba, ecco, poi vediamo. Questo è il tuo sogno? Beh, l'ho sempre detto, quando sono andato via mi sembra di aver fatto una promessa, quindi sicuramente chi mi conosce sa che sono di parole e la mantengo, quindi se mi daranno la possibilità ovviamente non potrò decidere da solo. Ecco. Che partita è stata oggi? No, dicevo prima, una partita decisa da tanti episodi, tante disattenzioni, però questa è la categoria, tanti giovani che devono crescere, perciò penso che da fuori vi siete divertiti, non penso che vi siete annoiati, il campo un po' più indecifrabile giocare, però va bene, un bel campo, una bella giornata, l'unico dispiacere è non aver salutato i ragazzi della curva, perché oggi penso che il pubblico sarebbe arrivato numeroso, se lo stadio fosse stato, diciamo, pieno, era una cornice, una partita con un sapore diverso. Uno stadio fatto così forse ha condizionato in protagonismo anche l'arbitro? Secondo me sì. Se parliamo dello stadio Riviera è una cosa a parte, quindi penso che lì è il dodicesimo uomo, però non essere in una situazione un po' così, una situazione un po' strana, sembrava quasi una partita del giovedì dove si sentiva tutti in campo, uomo solo, quindi è una situazione un po' strana, però l'arbitro, a mio parere, non ha arbitrato male, ha preso delle decisioni secondo me un po' frettolose, un po' dubbie, però come sbagliamo noi sbagliano anche loro.